IF TV, Palariviera, quarta serata di Late Show, questa sera, venerdì, Marco Berri. Marco, sono due giorni che sei al Palariviera e che hai avuto l'opportunità di vedere qualche pilot. Ti sei fatto un'idea? Li reputi validi? Guarda, mi sono fatto un'idea che c'è tantissima energia, tantissima voglia di raccontare, di fare delle cose e di capire come si fanno, perché poi non è così semplice. E guardando delle cose, ci sono delle cose realizzate tecnicamente bene, magari sono lente rispetto a un linguaggio che ormai in televisione è di velocità, cioè se tu fai un programma che è comico non puoi essere lentissimo, devi scandire. Perché? Perché ci sono testimonianze come Zelig, come Colorado, come ormai siamo abituati al ritmo della battuta, al ritmo del filmato. Istantaneità. Sì, non può più essere uno spettacolo dal vivo messo in, cioè, lo spettacolo dal vivo più divertente del mondo, messo in onda, secondo me fa fatica. Quindi anche il registrato prevale magari sulla diretta con dei tagli specifici che possano anche la magari aumentare il ritmo. Finale, capito? Prendi il prodotto e lo editi per poterlo mandare in onda, perché purtroppo oggi il linguaggio televisivo detta quei tempi lì. Poi non è sempre così, per carità di Dio, no? Cioè, poi Benigni insegna che 40 minuti del Festival di Sanremo ti tiene incollato perché è altissimo. Perché Benigni però? Sì, perché è bravo, perché secondo me non è improvvisato, è una come ricerca, no? È un lavoro, è eccetera eccetera. Tu parti televisivamente, magari al grande pubblico dico, magari sei anche partito prima, con le Iene, inviato delle Iene nel 97-98 se non sbaglio. 96-97, primo anno. Primo anno, chiedo scusa. Oh, poi cambi spesso, conduci Vivo per Miracolo sulla 7, Cash Taxi su Sky 1, anche altri programmi invisibili. Generi molto diversi tra loro, anche magari fatto la spalla a Forest in un'edizione di Mai Dire Lunedì. Sono tutti generi differenti tra loro. Non riesci magari a trovare una tua identità oppure ti diverte tutto? No, qual è la motivazione? No, mi interessa, non tutto, mi interessano alcune cose. E mi interessano tutto, no, cioè, tu devo capire, mi devi proporre una cosa, ci devo pensare, ragionare, e se mi piace, ti faccio un esempio, quando Sky mi chiamò mi disse, ma faresti una roba per Sky? Sì, ma un quiz, che c'entro con un quiz? Cioè non mi interessa, non è la roba mia, no? Ma che cosa, cioè proprio non è, no ma aspetta, no ma guarda non mi interessa, no aspetta, e mi spiegano, mi raccontano Cash Taxi. Questo è un esempio. Quando me lo raccontavo visualizzo e dico guarda, sì guarda facciamo dei provini, siete in 6-7, io dico lo faccio anch'io. Quando sono lunedì, martedì, mercoledì, vorrei mercoledì per ultimo e non voglio sapere chi sono gli altri. Perché ho passato 3 giorni a guidare la mia macchina e facevo salire i miei amici dietro per pormi il problema, no? Alla fine non era un quiz, era un rapporto tra me e la persona che saliva dietro, era una storia. Delle piccole storie di persone che salgono e che ti raccontano un modo di essere. È un confessionale quella macchina, per cui saltava fuori debolezze, il protagonista era lui, non era il quiz. C'è un contesto nel quale ti ritrovi di più? Ma no, guarda, io penso sempre, lo racconto sempre, no? Io ho imparato a fare questo alle Iene. In 15 anni di Iene mi sono occupato di sociale. Poi ho fatto le inchieste, poi ho fatto le cose cialtrone, andare ai VIP a prendere i soldi, rubare i soldi a destra, a sinistra. Cioè, se tu guardi alle Iene, io non mi sono mai fermato. Svariavi? Non mi sono mai occupato di politica perché non mi interessa. Cioè, se tu guardi, io mi sono occupato di tutto, ma di politica no. Però mi sono occupato di raccontare storie, mi sono occupato di Invisibile nato alle Iene, perché io mi occupavo e mi interessava, mi piaceva raccontare le storie sociali, le persone più sull'ultimo gradino della scala sociale. Questo mi ha portato a fare Invisibili, cioè mi piace capire cosa sto facendo e perché lo sto facendo. Mi piace farmi venire in mente le idee e cercare di realizzarle. Da settembre invece riparte Mistero, una nuova edizione, sì. Un programma contestato. Vedi, magari laico del gruppo lì, non credo ai fantasmi, non credo agli UFO, non credo. Però mi piace il mistero dell'uomo, mi piace il raccontare le storie. Dare un taglio magari più intimista rispetto all'esasperazione, no, degli altri. No,
ci sono altri che, Daniele, che crede di più, crede ai fantasmi, crede alla possibilità che ci siano gli extraterrestri, e lui racconta quel tipo di storie. Se quando io racconto quel tipo di storie, il mio è un atteggiamento e un punto di vista più critico, più laico, perché sono fatto così. Però mi piace raccontare le storie, la storia, pormi il problema dell'ultima cena di Leonardo e di raccontare Leonardo, il maestro del simbolismo, all'interno di quel quadro, di quell'opera, di quel dipinto. Ma c'è un simbolo, ci sono dei meccanismi, ci sono dei linguaggi, sì, no, cioè è affascinante. Questo mi interessa, il mistero da quel punto di vista. Adesso, prossima edizione, racconto la storia di Lombroso all'interno, Cesare Lombroso. Oppure abbiamo trovato lo scheletro di Monna Lisa. Tu dici, ma come? Racconto la storia, non ho improvvisato nulla. Andiamo dove è Monna Lisa e viene sepolta, e hanno tirato fuori lo scheletro di Monna Lisa. Raccontiamo l'ultima, la Divina Commedia di Dante, e raccontiamo di questa opera che si è portato in giro per tutta Europa, per tutta Italia, che ha continuato a correggere, a rimettere a posto. Tanto è vero che il manoscritto l'ha nascosto un pezzo da una parte, un pezzo dall'altra.